amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come state? Spero che stiate bene, soprattutto perché oggi, il giorno in cui sto registrando questo video, è il 17 di maggio e sappiamo cosa sta succedendo tra Emilia Romagna e le Marche. Nelle Marche so che ci sono stati alcuni allagamenti, però non come l'Emilia Romagna, e quindi io sono molto sensibile a queste cose, a queste tematiche di catastrofi naturali, mi prendono molto a cuore, quindi diciamo che la sto vivendo un po' male, insomma, cioè mi dispiace moltissimo per tutte le persone che sono colpite da questa cosa, perché fossi stata io al loro posto sarei rimasta scioccata, o meglio mi sento scioccata già da qui vedendo le immagini. Non oso immaginare vivere queste cose in prima persona. So che sono cose che succedono in tutto il mondo, perché non succedono solo in Italia, però ovviamente sentirle così da vicino ci tocca in maniera più profonda rispetto a quando capitano magari in posti lontani da noi. Comunque, fatta questa piccola la premessa, oggi parliamo di cose belle, parliamo di viaggi finalmente, perché finalmente io e Fabio saliremo in Veneto. Sapete che io abito nelle Marche, ma sono originaria veneta, e quando Fabio finisce di lavorare solitamente ha un po' di giorni liberi, e noi un po', di solito ha circa 10 giorni, 2 settimane, in questo caso ne avrà di meno, però non importa, noi saliamo lo stesso in Veneto, perché poi non appena finisce la trasferta abbiamo un matrimonio a Verona, un matrimonio dei nostri amici di cui non vedo l'ora di andarci. Sapete che io amo i matrimoni, e quindi appunto andrò a fare la valigia. In questo video vi darò qualche consiglio su accessori utili per organizzare la valigia, che sono testati da me e che io vi consiglio anche come professional organizer, quindi un consiglio proprio da professionista. Punto secondo, vi farò vedere come piego gli indumenti per metterli in valigia, come organizzo il tutto, e vi darò diversi consigli utili per i vostri viaggi. Ma partiamo dalla cosa principale, la valigia. Io porterò questa valigia, che è una valigia di Samsonite, non è una valigia piccola, è una valigia di dimensioni medie, quindi non è né troppo grande né troppo piccola, è una via di mezzo. Porterò questa piccolina e spero di farci star tutto, ma sono quasi certa che riuscirò a far star tutto, perché io salirò in macchina con Fabio e poi tornerò qui nelle Marche in treno, perché saliamo appunto con una macchina sola, lui deve andare via per lavoro, e quindi io torno qui in treno. Pertanto non volevo portare la mia valigia Hulk, che è la mia valigia verde grandissima, qui c'è Matti che fa i dispetti, perché è più scomoda ovviamente in treno. Invece questa è molto leggera come valigia e è più piccola, quindi sono molto più comoda per viaggiare. Veniamo dunque ai miei 9 consigli per voi per organizzare in maniera facile e veloce la valigia per il vostro viaggio. Consiglio numero 1: passa in rassegna tutte le stanze. Questa è una cosa che io faccio sempre quando devo iniziare a fare la valigia. Quindi entro in una stanza, per esempio la camera da letto, e inizio a passare in rassegna tutti i mobili dentro cui so che di solito ci sono delle cose che mi servono per i viaggi. Per esempio controllo la postazione make-up, dove ci sono tutti i miei trucchi, ed inizio a tirare fuori quello che mi serve. Poi passo all'armadio scegliendo gli outfit e l'abbigliamento da portarmi dietro. Dopodiché cambio stanza, passo al bagno e nel mobile del bagno passo in rassegna tutti i prodotti, selezionando i prodotti beauty, quindi fondamentalmente i prodotti per lavare il viso, per lavare il corpo e lavare i capelli che mi servono, e li metto da parte. Passo poi anche in cameretta, che è la nostra stanza di servizio, dove ci sono diverse cose, e lì solitamente non ho cose che mi servono per i viaggi, ma tante volte quando salgo in Veneto, come in questo caso, ho delle cose da portare alle nostre famiglie, quindi prendo e tiro fuori anche questo. Una volta che ho passato in rassegna tutte le stanze, ho raggruppato, e di solito lo faccio sul letto, tutto quello che mi serve appunto da portare in viaggio. Per quanto riguarda il matrimonio che abbiamo a Verona, ho il vestito, che è quello che vi ho fatto vedere, e ho comprato anche la stola
però purtroppo il colore non rende, dal vivo è più un colore malva, lì sembra più un marroncino beige, dal vivo è molto più bella, acquistata da Bijou Brigitte al costo di 17,95 €, vi assicuro che è perfetta per questo vestito. E poi mi porto anche questa camicia che è di Imperial, scusatemi. Camicia bellissima, comprata nuova e me la porto in Veneto. Per portare tutto safe in Veneto, dato che io appunto andrò in macchina, salgo in macchina, scendo in treno, poi quello che non posso portare in treno lo tiene Fabio e me lo porterà quando torna, metto tutto dentro questo contenitore della Domopack. È fantastico perché c'è un'apertura sul sopra, la zip, e quindi tutto quanto rimane protetto, dato che è impermeabile, e rimane appunto protetto dalla polvere e dallo sporco. Ed ecco qua. Prima di mettere le cose in valigia vado a spruzzare nella valigia questo spray per tessuti e ambienti con l'igienizzante della casa di Mattia, in realtà il brand è questo è stato appunto sponsorizzato, e lo spruzzo, mi raccomando ho la finestra aperta quando fate queste cose, sempre meglio insomma aprire. Ne spruzzo un po' per profumare un pochino la valigia. Nel frattempo volevo anche farvi vedere velocemente le cose che ho deciso di portare in Veneto. Ho scelto sia cose più leggere sia cose più pesanti, anche un costume perché non si sa mai, le coppie adesive che mi servono per il matrimonio, tutti gli slip, insomma diverse cose, tra cui anche le mie extension di Balmain che ho utilizzato per il matrimonio e che volevo utilizzare per questo. Ovviamente nel letto non vado a mettere le scarpe, quelle le porto sempre nella camera matrimoniale, ma le metto sul pavimento, e non vado a mettere tutti quegli oggetti che per una questione di igiene non stanno bene sopra il letto. Il secondo consiglio è controlla il meteo. Questo è un consiglio banale che probabilmente tutti sapranno, ma è bene sempre ribadirlo. Nel mio caso non devo andare in un viaggio fuori Italia, devo salire in Veneto, ma paradossalmente prossima settimana, o meglio tra qualche giorno quando partirò, in Veneto farà molto più caldo rispetto alle temperature che ci sono qui. Contate che oggi ci sono circa 17 gradi e per domenica prossima in Veneto ne chiamano 28, quindi direi decisamente molto più caldo. Questo mi aiuta ovviamente a scegliere gli outfit adatti ed evito di portarmi dietro troppe cose che poi non utilizzerei. Consiglio numero 3. Organizer da appendere per i nostri prodotti beauty. Questo organizer mi piace tantissimo e mi ci trovo da Dio. È un organizer di Victoria's Secret, ma ne trovate tantissimi anche su Amazon di diversi brand con diversi prezzi. Io ho scelto questo perché mi piaceva tantissimo il format e proprio il design del prodotto, ma ce ne sono tanti altri. Lo trovo super comodo perché ha questo gancio che vi aiuta a, che serve proprio ad appenderlo quando per esempio siete in viaggio su, non lo so, un termosifone, piuttosto che alcuni ganci dove ci sono per esempio gli appendini per gli accappatoi, sulla maniglia della porta, ed è molto comodo perché avete tutto disposto in verticale grazie a queste fasce trasparenti che ci sono, quindi c'è la zip più tutta questa parte trasparente, riesco subito a vedere cosa c'è dentro e lo trovo facilmente. È un po' scomodo per il fatto che ci sono solamente due zip più una più piccola, quindi magari non è molto comodo andare a cercare la rinfusa dei prodotti dentro, però è la soluzione più pratica per quelle che sono le mie esigenze. Consiglio numero 4, organizer per i pennelli. Questo articolo l'ho comprato da poco, l'ho già utilizzato ed è fantastico. L'ho acquistato su Amazon al costo di circa 13 € se non erro, e mi ci trovo benissimo perché io utilizzo tantissimo i trucchi quando viaggio soprattutto, e ovviamente i pennelli, soprattutto quelli con il fondotinta o correttore, sono sporchi e durante i viaggi non li lavo mai, li lavo solamente quando torno a casa. Salvo che non abbia proprio un'emergenza e devo lavarlo per forza, ma solitamente non li lavo sempre.
anche se in realtà andrebbero lavati dopo ogni utilizzo. Quindi qual era il mio problema? Che ogni volta che mi truccavo e poi andavo a rimettere i pennelli nel beauty, il beauty si sporcava. In questo caso ho risolto il problema, perché a sporcarsi è soltanto la custodia dei pennelli, che poi quando torno a casa lavo con del semplice sapone, asciugo ed è a posto. La custodia è in silicone, quindi è comodissima da lavare, comodissima da asciugare, è super igienica, c'è anche una piccola calamita che riesce a tenere tutto chiuso per evitare la fuoriuscita dei pennelli, e ci stanno abbastanza pennelli. Non ce ne stanno troppi, se non erro massimo 4-5, però alla fine quando viaggio non porto una quantità industriale di pennelli, ma solo quelli strettamente necessari. Consiglio numero 5, la busta delle medicine. Ho dedicato una piccola busta, piccola, non proprio piccola, però una busta, in questo caso una busta che ho preso qualche anno fa da Kiko Milano, non so se esiste ancora, è di questo color verde che è leggermente trasparente, quindi mi permette di vedere facilmente quello che c'è al suo interno, e appunto qui metto tutti i farmaci che mi servono per le mie terapie continuative e anche i farmaci di emergenza. Vi consiglio di utilizzare questo metodo, quindi fare una busta apposta per i farmaci, perché è più comodo e poi una volta che l'avete messa in valigia la trovate subito. Consiglio numero 6, organizza i tuoi cavi high tech in un organizer per cavi. Questo articolo ve l'ho già mostrato, credo anche qui su YouTube, però su Instagram sicuramente ve l'ho mostrato e mi trovo benissimo. Io lo utilizzo per la mia quotidianità qui a casa, quindi al suo interno inserisco tutti i cavi, cavetti di tutti gli accessori high tech di cui io dispongo, tranne che i cavi del computer, perché quelli hanno una collocazione a parte, però tutto il resto viene tenuto qui dentro. Mi trovo benissimo, e soprattutto quando viaggiate e avete tanti cavi, perché io quando viaggio me ne porto dietro davvero tanti, perché ho tanti accessori high tech che porto con me, avere tutti i cavi organizzati in un organizer è comodissimo, soprattutto questo avendo queste fasce elastiche, elasticizzate, permettono di inserire al loro interno i cavetti e di tenerli tutti compatti e assieme, rimangono fermi nel loro posto e riesco a trovare subito quello di cui ho bisogno. Al contrario, se avessi preso una semplice bustina e avessi messo i cavi al suo interno, si sarebbero aggrovigliati tutti e sarei diventata scema poi per riuscire a trovare quello di cui avevo bisogno. Invece così si trovano subito. Io ho scelto questo organizer di Stackers perché il design mi piace tantissimo, è molto solido, molto robusto, è un pochino ingombrante, ma a me piace molto, soprattutto perché lo utilizzo anche nella quotidianità. In alternativa ci sono altre alternative più economiche su Amazon, però quella che avevo acquistato io, ve l'ho detto anche su Instagram, che costava attorno ai 10 euro, non mi era piaciuta per niente, era molto sottile, era fatta male come custodia e non mi era piaciuta. Consiglio numero 7, piega i tuoi capi con il metodo KonMari. Questo consiglio è un consiglio spassionato, perché vi aiuterà ad avere i capi sempre in ordine all'interno della valigia, riuscirete a trovarli tutti subito quando sarete nel posto in cui alloggerete, e io mi trovo benissimo. Se non avete mai provato a piegare i capi in questo modo, fate un tentativo. Se non sapete come piegarli, cercate dei tutorial qui su YouTube, ce ne sono veramente tantissimi. La piegatura da fare è molto molto semplice e vi permette di vedere tutti i capi a colpo d'occhio una volta che aprite la vostra valigia. Consiglio numero 8, compra un sacchetto per le scarpe. Questi che ho io li ho comprati su Amazon, anche questi parecchi anni fa, e mi trovo molto bene perché hanno una fascia trasparente che permette di vedere che tipo di scarpa c'è al suo interno, e soprattutto le scarpe sono appunto protette e separate dagli indumenti, dato che ovviamente a livello igienico non è proprio il massimo delle cose avere gli indumenti e le scarpe vicine. In questo modo sono più protette e anche se le scarpe sono sporche non vanno a sporcare niente, proprio perché utilizziamo il suo sacchetto apposito. Consiglio numero 9, compra una laundry bag. Cos'è una laundry bag? La laundry bag è un sacchettino per la biancheria sporca. Spesso si trova negli hotel o simili, però in realtà quando ho viaggiato non sempre l'ho trovato, per esempio quando sono stata a Parigi non c'era, e quindi mi trovavo sempre in difficoltà perché non sapevo dove mettere gli indumenti sporchi che poi avrei dovuto lavare. Quindi ho fatto creare da mia mamma questa laundry bag, che è semplicemente un pezzo di stoffa con una zip che viene poi lavata
andata anch'essa in lavatrice proprio per igienizzarla, e al suo interno andrò a mettere man mano tutti i capi sporchi. Non è grandissima, nel caso me ne faccio fare anche altre, intanto ne ho fatta fare una, e si possono in realtà comprare anche su Amazon. È difficile trovarle di stoffa, però io la cercavo di stoffa proprio perché poi la mia idea era quella di dargli comunque una rinfrescata in lavatrice, dato che va a contenere gli indumenti sporchi, non volevo cose di plastica che poi avrebbero, insomma, magari puzzato, insomma, non era proprio carino, secondo me. Consiglio numero 10. Ultimo consiglio per voi: compra una mini a mucchina. Lo so che il periodo Covid è passato, anche se in realtà è ancora tra di noi, ma a prescindere da questo, io già da prima, quando viaggiavo, avevo sempre la mucchina con me, perché comunque quando viaggiamo non sappiamo mai come lavarci le mani e magari tocchiamo cose, insomma, sporco, e abbiamo bisogno di lavare le mani prima di mangiare. Se magari mangiamo un panino al volo e non abbiamo la possibilità di lavare le mani, la mucchina corre in nostro soccorso. Questa è comodissima proprio perché è una mini a mucchina. La confezione è veramente piccolissima, io l'ho trovata da Sephora ed è super comoda, ragazzi, si infila ovunque, in qualsiasi borsetta. Tra l'altro anni fa l'avevo vista anche con una specie di cavetto che andava ad agganciarsi alla borsa, al manico della borsa, quindi se non c'era spazio in borsa poteva essere messa nella parte esterna. Io nel mio caso riesco comunque ad inserirla in borsetta e vi giuro che è comodissima, oltre ad essere profumatissima. Bene ragazze e ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto, che questi piccoli consigli che vi ho dato siano stati utili per voi. Vi ho fatto vedere anche un po' di slide mentre chiacchieravo, così da potervi aiutare nel comprendere meglio i miei consigli. Se ne avete altri, scriveteli qui giù in info box, che come sempre mi fa un sacco piacere leggere i vostri commenti. Fatemi anche sapere se questi consigli li conoscevate già, se vi sono utili oppure no. Vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con nuovi video qui sul mio canale YouTube. Ciao!